Continua a far discutere la questione relativa all'assegnazione di fondi pubblici alle associazioni Opera Maestra e Stella Polare. A Pesaro, il centrodestra è tornato all'attacco dopo che la maggioranza in consiglio comunale ha bocciato la richiesta di istituire una commissione d'inchiesta. Abbiamo visto che non soltanto ci sono degli affidamenti diretti del comune, ma anche da parte di Aspes, da parte della Pescheria. Quindi noi vedremo, abbiamo deciso veramente di approfondire a 360 gradi questa gravissima situazione ed è incredibile che il centro-sinistra, i consiglieri del centro-sinistra, il sindaco Biancani nel corso dell'ultimo consiglio comunale non abbiano veramente preso le distanze. Addirittura mi ricordo che c'è stata una consigliera che l'ha definita una situazione normale, al limite semplicemente imbarazzante. Questa è una situazione gravissima, parliamo di quasi 600.000 euro. È stata convocata per oggi la commissione atti e garanzia per una seduta interlocutoria. Il primo obiettivo è verificare i rapporti tra Opera Maestra e Stella Polare con il comune di Pesaro. Da valutare inoltre le convocazioni per assessori e dirigenti da ascoltare. Da Fratelli d'Italia, Serena Boresta parla di occasione persa riferendosi alla mancata istituzione della commissione d'inchiesta. Avremmo avuto la possibilità anche di chiedere l'intervento di specialisti in materia di contabilità pubblica che ci avrebbero dato un grossissimo contributo per comprendere e sviscerare tutte le procedure. Quindi un'occasione davvero, davvero persa e le motivazioni che ne sono seguite, come ho detto in conferenza stampa, vanno davvero al di là del bene e del male. Nel mirino del centrodestra, oltre alle due associazioni culturali no profit, anche le società partecipate del comune come Aspes e la Fondazione Pescheria. Fa discutere l'atteggiamento dell'ex sindaco di Pesaro, Matteo Ricci, che si è detto estraneo alla vicenda. Fino adesso l'ex sindaco di Pesaro, Matteo Ricci, ha preferito il silenzio, ha preferito dire che non sa nulla, che non conosce nulla, che non conosce l'associazione, non conosce le persone e si è trincerato dietro un silenzio preoccupante, scaricando tutte le responsabilità solamente sui dirigenti, cosa che credo che sia oltre che sbagliata anche intollerabile rispetto a questo. L'azione amministrativa non può essere esente da una responsabilità su ciò che viene fatto dalle segreterie, dalle strutture e anche dai dirigenti, anche perché sei tu il responsabile dell'organizzazione del comune, cosa che peraltro Ricci ha sempre cercato di ridurre al minimo, come si vedono i vari tentativi di organizzazione comunale avuto nel corso degli anni.